Bene, se i relatori prendono posto, cominciamo, ci siamo concessi qualche minuto. Posso giusto? Sì, sì. Se ti sposti casomai qua. No, no, dai. Perché vi sedete lì? Vabbè. Bene, buonasera a tutti, grazie di aver aderito al nostro invito. Questa sera parliamo di rifiuti, per la verità è da questa mattina che in questa sala si parla di rifiuti. La gestione dei rifiuti del servizio di ambiente, economia e legalità è l'occasione anche per presentare questo volume che la società Era Ambiente del gruppo Era, che io presiedo, ha da poche settimane pubblicato. Abbiamo invitato, d'accordo con gli organizzatori di Lab e Lab, una serie di interlocutori molto qualificati sull'argomento che vado subito a presentare. Innanzitutto Lorenzo Pinna, giornalista di Superquark, che ha collaborato alla redazione di questo volume, soprattutto per la prima parte, la parte di inquadramento storico. Lorenzo Pinna è ben più noto per un altro volume uscito di recente, Autoritratto dell'immondizia. Volume davvero di pregio. Abbiamo poi Antonio Pergolizzi di Lega Ambiente, si occupa di in particolare di ambiente e legalità ed è tra i redattori di quell'importante studio che da anni Lega Ambiente conduce sulle ecomafie, inquadrando un problema molto aspro, molto acuto per il nostro paese, fornendo un contributo importante non solo di conoscenza ma anche di senso civico e di necessità di intervento per le istituzioni. Poi seduti in platea, ma avranno il loro momento di celebrità fra un po' quando li chiamerò qua al microfono, abbiamo David Newman, che da pochi giorni è presidente di ISWA, International Solid Waste Association, è la più importante associazione mondiale che si occupa dei rifiuti solidi. David Newman, a dispetto del nome e del cognome, è espresso dalla sezione italiana, per vicende sentimentali si è trasferito in Italia, quindi lo consideriamo italiano. Ed è presente, seduto a fianco a lui, Gianluca Cencia, direttore di Federambiente. Federambiente è l'associazione delle imprese di igiene ambientale pubbliche o di origine pubblica. Poi le nostre imprese nel corso degli anni si sono modificate, si è modificata la loro ragione sociale, ma comunque continuano a fare riferimento a questa associazione, che è sicuramente la più importante e qualificata nel settore. E molto attiva sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici ma anche per quanto riguarda diciamo gli aspetti organizzativi, gestionali dell'igiene ambientale. La presentazione di questo libro è un'occasione quanto mai propizia per fare una riflessione sul tema dei rifiuti a partire da appunto questi tre sostantivi che le abbiamo abbinato: ambiente, economia e legalità. Probabilmente è scontato collegare i rifiuti all'ambiente, una efficace raccolta e gestione dei rifiuti con moderni impianti di trattamento e di smaltimento consente di ridurre gli impatti nell'ambiente, consente di ridurre il rischio di inquinamento da rifiuti. Forse a tanti può apparire invece più come dire, necessario di approfondimento le ragioni di un legame tra il tema dei rifiuti e dell'economia e tra il tema dei rifiuti e della legalità, anche se le cronache di questi ultimi anni ormai ci assegnano molte informazioni, dati, notizie rispetto a questi temi. Per quanto riguarda gli aspetti economici, forse non tutti sanno che la gestione dei rifiuti urbani, i rifiuti urbani in Italia sono prodotti per una quantità di circa 30-32 milioni di tonnellate all'anno, con ovviamente oscillazioni in funzione anche degli andamenti economici. Per esempio in questo momento di crisi c'è una forte riduzione dei rifiuti.
Dicevo, la gestione dei rifiuti urbani comporta a livello nazionale un fatturato che si attesta attorno agli 8 miliardi di euro, occupa circa 60.000 addetti. Il fatturato vale circa lo 0,5% del prodotto interno lordo, così come gli addetti sono attorno allo 0,5% della forza lavoro nazionale. Quindi stiamo parlando di un settore importante, rilevante per quanto riguarda l'economia nazionale, dal quale i numeri che ho appena detto non comprendono la gestione dei cosiddetti rifiuti speciali, altro elemento che attraverso questo libro cerchiamo di veicolare, ovvero i rifiuti non sono solo quelli che produciamo nelle nostre case o nelle piccole attività produttive, i cosiddetti rifiuti urbani, ma sono anche rifiuti speciali, quelli prodotti dalle imprese, dalle industrie, dalle attività produttive. E nel nostro paese i rifiuti speciali, prima della crisi, gli ultimi dati risalgono ancora al 2009, sono prodotti in una quantità attorno alle 130 milioni di tonnellate, quindi 4 volte la produzione dei rifiuti urbani. Di rifiuti speciali se ne parla poco, sembra quasi che non esistano, che non siano un nostro problema. In realtà i rifiuti speciali vanno gestiti, perché i rifiuti speciali come i rifiuti urbani, se non gestiti, possono provocare impatti sull'ambiente. E devo dire che questo è un tema sul quale pochi concentrano la loro attenzione. Tra i pochi ci sono associazioni come Federambiente e un'associazione come Lega Ambiente, che nel preoccuparsi della salvaguardia dell'ambiente e anche della legalità, come vedremo, non può non affrontare il tema dei rifiuti speciali. La gestione dei rifiuti, quindi dicevo, ha una valenza economica importante per il Paese e soprattutto in questo momento in cui più che nel passato si sta ragionando di una nuova prospettiva di sviluppo sostenibile o di green economy, come da alcuni anni a questa parte si usa definire, il settore dei rifiuti, ci teniamo a evidenziare, può e deve fornire un contributo importante. Legalità, l'altro sostantivo, purtroppo la connessione rifiuti-legalità è una connessione fin troppo solida, fin troppo forte nel nostro paese, su questo parlerà più diffusamente Antonio Pergolizzi, ma le cronache un po' di tutti i giorni ci dicono che nel ciclo di smaltimento dei rifiuti probabilmente la società con il maggior fatturato non è, o con la maggiore dotazione impiantistica, non è Erambiente, non è A2A che ha associato anche la società Ecodeco, ma è una società che non esiste, che se non sbaglio Legambiente ha definito Rifiuti SPA, vale a dire la gestione della malavita organizzata, che in termini di quantità, in termini di fatturato, comincia ad essere confrontabile con quei numeri che prima dicevo per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani. Con un danno economico per l'ambiente, perché ovviamente non utilizzano le precauzioni e le tecnologie che le società come le nostre adottano e non sono soggette a quei controlli ambientali cui noi giustamente e correttamente siamo periodicamente sottoposti. Un danno economico rilevante, perché è tutto fatturato che viene sottratto all'erario per appunto essere assegnato alla criminalità organizzata, è un danno rilevante anche alla società, perché evidentemente questi fenomeni di illegalità non possono che minare i fondamenti di una società civile in cui i valori della solidarietà e della coesione dovrebbero essere prevalenti. Quindi questo è il senso di questa giornata, provare a fare qualche riflessione con un approccio razionale, con un approccio non emotivo, con un approccio non ideologico. Purtroppo sui rifiuti assistiamo quotidianamente a scontri strumentali tra fazioni politiche, assistiamo a dibattiti che non tengono conto di quella che è la realtà o parlano soltanto di un pezzo della realtà, e sempre più si allontanano le soluzioni a un problema che
è rilevante, può produrre rischi ambientali importanti, ma può anche essere un'occasione importante di sviluppo dal punto di vista economico, come dicevo prima. E quindi il senso di questa giornata, così come il senso di questo libro, è provare a fare una riflessione a partire dalle competenze, dalle conoscenze, dalle intelligenze che si occupano di questo settore. E per chiudere questa mia introduzione, prima di dare la parola agli illustri relatori, vorrei fare assieme a voi una riflessione che forse molti di voi potranno ritenere provocatoria, ma che in realtà così non è, e poi forse solo attraverso quelle che possono sembrare delle provocazioni stimoliamo un ragionamento nel merito. Noi abbiamo tutti i giorni dobbiamo confrontarci con signori e signore che vendono soluzioni miracolistiche al tema dei rifiuti, come se i rifiuti non potessero non esistere, a sogni, veri e propri sogni. E allora ve li cito senza fare più di tanto dei nomi dei riferimenti, perché poi appartengono tutti a un'epoca o a una moda. Qualche anno fa, per esempio, venne alla ribalta un metodo di raccolta differenziata, un metodo importante di raccolta differenziata, un sistema che le aziende da tempo praticano, stanno sviluppando, un sistema che ha dimostrato suoi elementi di efficacia, ma con un problema, che questo sistema di raccolta differenziata spinta, porta a porta, eccetera, veniva contrapposto alla necessità di smaltire i rifiuti. Attuando questo sistema di raccolta differenziata non serviranno più l'inceneritore e le discariche. E c'erano dei veri e propri consulenti o società che vendevano questo progetto con questo messaggio fuorviante, distorsivo, quando bastava poi andare a vedere nei siti internet di questi soggetti, di queste società, e si capiva che questo sistema era efficace per aumentare la percentuale di raccolta differenziata, ma c'erano comunque delle quantità di rifiuti che dovevano essere comunque smaltite. È passato un po', come dire, la sbornia su questo, perché ci si è resi conto che era un'argomentazione che non teneva, e da un po' di tempo, anche assurda, come dire, a dignità di servizi televisivi, si fa riferimento al modello di San Francisco. Anche questo un modello assolutamente interessante. Il modello di San Francisco è il modello rifiuti zero. Non esistono più rifiuti. Qui il mio primo dubbio è che nella fretta e nella superficialità dei traduttori il zero waste americano forse era spreco zero più che rifiuti zero, perché waste significa sia rifiuti che spreco. Ma andiamo oltre, non voglio fare una discussione di semantica dell'inglese. Dopodiché, quindi si dice rifiuti zero, riciclano tutti, una grande città, quindi non è vero che la raccolta differenziata la si possa fare solo nelle piccole città. Anche qui basta andare a vedere nel sito e si scopre che San Francisco attualmente, si è dato un progetto rifiuti zero al 2020, ma attualmente smaltisce in discarica una quantità di rifiuti pro capite, quindi per ogni testa, maggiore di quella che è la produzione dei rifiuti pro capite dei ravennati, che notoriamente, per varie ragioni che non sto ad illustrare, notoriamente sono coloro che a livello nazionale hanno un maggiore rapporto di produzione rifiuti. E si scopre, leggendo sul sito del Comune di San Francisco, che hanno stipulato un contratto per lo smaltimento dei rifiuti in discarica per svariati milioni di metri cubi da qui al 2000 e, se non ricordo male, 24. Quindi anche qui quello che può essere un metodo interessante, può essere un'esperienza interessante, la si è venduta come la soluzione di tutti i mali, fuorviando quella che è l'opinione pubblica, i non addetti ai lavori, e dicendo esistono dei sistemi che possono evitare gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti. Terza favola. Purtroppo questa è raccontata anche in alcune fasi da ministri di questa Repubblica, gli inceneritori.
questi mostri del quale spesso si parla, l'inceneritore della tecnologia obsoleta non li fa più nessuno in Europa e li vogliono fare in Italia. Ebbene, i dati ci dicono che dal 2001, quando c'erano 390 inceneritori, in Europa nel 2010 sono diventati 452, con una crescita graduale anno dopo anno. Gli inceneritori non sono la soluzione del problema, ma fanno parte di un ciclo integrato per la soluzione del problema. Quindi questo è un'altra di quelle favole che ci siamo sentiti raccontare. Da ultimo, si stanno cominciando a vendere degli impianti che recuperano anche i rifiuti cosiddetti indifferenziati, con quindi prospettive favolose per la gestione dei rifiuti. Anche qui si elimina la necessità di impiantistica pesante, si dà lavoro, eccetera, eccetera. Peccato che questo impianto, del quale non faccio il nome, ma è stato ospite ormai di tutti i consigli comunali anche di questa regione, peccato che in questo impianto, da un report scientifico del tecnico scientifico dell'ARPA, impariamo che questo impianto, per recuperare il rifiuto indifferenziato attraverso la miscelazione con plastica mista, avrebbe bisogno appunto per ogni parte di indifferenziato di 11 parti di plastica mista, e quindi probabilmente per recuperare i rifiuti prodotti in una città come Ravenna servirebbe tutta la plastica mista del territorio nazionale. Peraltro le cronache giornalistiche di questi ultimi giorni ci stanno dicendo che da questo impianto, che doveva fornire così tanta occupazione, stanno licenziando 15 persone con gravi problemi anche di conflitto sindacale. Tutto questo per dire che cosa? Non è che qui vogliamo sia la giornata dell'orgoglio aziendale, dell'orgoglio industriale, tutt'altro, anzi il sottoscritto, sia nella sua funzione di rappresentante di Federambiente che nella sua funzione di rappresentante della società Erambiente, ritiene che il forte radicamento con il territorio delle nostre imprese, il studiare sistemi di raccolta con i nostri interlocutori istituzionali in un rapporto continuo con i cittadini e individuare le migliori tecnologie di trattamento e smaltimento sia il senso e la quotidianità del nostro lavoro. Però tutto questo per dire che abbiamo bisogno di conoscenze, abbiamo bisogno di consapevolezza, non abbiamo bisogno di approcci ideologici per dire che una cosa va bene e l'altra non va male, perché la gestione dei rifiuti è una gestione molto complessa che tutti i giorni noi stessi che ci lavoriamo mettiamo in discussione, perché sappiamo che dobbiamo evolvere e innovare continuamente. E anche questo messaggio lo vogliamo trasmettere attraverso questa giornata e questo libro, perché in questo libro c'è un po' la storia della nostra azienda, una storia che nasce dai municipi, nasce dalle municipalizzate e che noi stiamo in qualche modo traducendo, trasmettendo rispetto alle esigenze e alle complessità dei nostri tempi attuali e anche alle attese che rispetto alla gestione dei rifiuti abbiamo verso il futuro. Io chiudo qui, fatta questa mia introduzione, forse un po' troppo lunga, però cedo la parola ai miei interlocutori, partendo da Lorenzo Pinna, che non me ne vogliono gli altri, l'ospite principale, anche perché è stato un po' artefice di questo libro, e a nome anche del gruppo ERA lo ringrazio per questa sua collaborazione. Allora, innanzitutto grazie a tutti per essere intervenuti, grazie al gruppo ERA per avermi invitato e avermi anche dato la possibilità di scrivere la prima parte, tra l'altro molto ben illustrata con delle belle foto, con dei bei disegni, su tutta quella che è un po' quello che è un po' il tema del libro che ho scritto per la Boringhieri. Adesso io riassumo rapidamente, io mi sono occupato soprattutto della parte storica, per capire un po' come i rifiuti hanno condizionato la civiltà e hanno condizionato l'uomo. Andando a vedere, adesso vi faccio un riassunto molto rapido, non vi voglio annoiare, partendo però da molto lontano, da quasi 10.000 anni fa, è il punto chiave dove comincia la storia dei rifiuti, perché prima di questa data, diciamo, di questo periodo, l'uomo era cacciatore, raccoglitore, nomade, se ne andava in giro e non aveva modo di accumulare i rifiuti, anche se poi aveva tanti problemi di salute, perché insomma non erano solo i rifiuti che lo tormentavano, ma dalla nascita dell'agricoltura, dalla sedentarizzazione
comincia l'accumulo dei rifiuti vicino a dove l'uomo vive, prima vicino ai villaggi, le capanne, poi nelle città, e diventa un problema sempre più grave. Noi oggi diremmo grave, per i nostri antenati era l'assoluta normalità prendere e buttare le cose dalla finestra o scaricarle per strada, la strada infatti era la discarica. C'è una novella del Boccaccio famosissima, Andreuccio da Perugia, che ci fa capire come, non so se forse la conoscete già, che ci fa capire come erano nel Medioevo, ma anche nell'antica Roma, forse l'antica Roma aveva qualche cosina in più, ma come si scaricavano i rifiuti. Naturalmente nell'antichità, nel passato più lontano, i rifiuti non erano quelli che abbiamo noi, i rifiuti soliti urbani o industriali, erano soprattutto i liquami organici. E Andreuccio da Perugia, come sapete, va a vendere dei cavalli a Napoli, viene adescato perché tiene imprudentemente la saccoccia con i soldi, e viene adescato con una storia molto complicata da una, diremo, escort oggi, che lo invita a casa sua a cena. Era una escort, però non è che lo invita come escort, si spaccia per la sorella che era misterioso, che il padre aveva avuto in una sua avventura a Palermo, e lo invita a cena. Andreuccio a Perugia, tutto contento di aver trovato questa nuova sorella che non sapeva di avere, con questo, diciamo, peccatuccio del padre in trasferta a Palermo. E lei lo fa mangiare, probabilmente gli avrà dato anche, diciamo, qualche purgante. A un certo punto Andreuccio da Perugia sente di avere un peso superfluo, come dice il Boccaccio, sullo stomaco, e la ragazza lo fa accomodare nella toilette, e la toilette praticamente è un stanzino che protende dalla parete e dà direttamente sulla strada. In questo stanzino, in questa toilette, diciamo, uno sgabuzzino, la ragazza aveva opportunamente schiodato la trave. Andreuccio da Perugia entra e precipita nel vicolo di sotto, che naturalmente era, come potete immaginare, che c'era in quel vicolo, e di tutte le brutture, come le chiama il Boccaccio, sporcato. Poi Andreuccio da Perugia tenta di ritornare, quella non gli apre più, insomma. Poi è una notte leggetela, perché poi è una notte incredibile quella di Andreuccio da Perugia, perché poi continua, che poi viene finisce in una banda di ladri che rubano in una chiesa. È una novella straordinaria, però a noi ci interessa solo questa parte per dire che i rifiuti venivano buttati e finivano in questi vicoletti, fin quando un acquazzone, un temporale, se la pendenza era giusta, li portava via. Adesso, tutto questo naturalmente aveva delle conseguenze igienico e sanitarie di notevoli dimensioni. Noi, qui il passato per noi spesso è la pubblicità del mulino bianco, noi contadini, tutto bello, tutto naturale, perché, e lì pure c'erano delle cose molto naturali. La peste è naturale, il batterio, che c'è più di naturale della peste? Naturalissimo, era genuino, e però c'era tutte queste cose che i nostri antenati si sono presi in parte per i rifiuti, in parte per altre cose, ma insomma, diciamo che i rifiuti erano una buona metà del problema. Quando è che alla fine si riesce a risolvere? Si risolve con la rivoluzione industriale, si risolve alla metà dell'Ottocento, adesso anche qui facciamola breve, c'è un quarto d'ora, si risolve a Londra per la prima volta con persone di cui non ignoriamo il nome, cioè gente che ha salvato milioni, decine di milioni di persone, che hanno costruito i primi sistemi fognari che poi sono stati imitati in tutta Europa. Si chiama un ingegnere, Joseph Basil Gate, nessuno ha mai sentito nominare, è un grandissimo ingegnere inglese, un ingegnere ferroviario che poi fece questo progetto dopo numerose epidemie di colera che avevano ucciso a Londra moltissime persone. E fece questo grande progetto delle fogne, e qui viene il primo salto. Mentre prima i rifiuti si accumulavano nelle città, Basil Gate stabilisce un principio che poi andrà avanti per quasi un altro secolo: l'allontana e dimentica, cioè i rifiuti vanno allontanati dalle città, buttati nelle campagne, e poi ce ne dimentichiamo, perché l'ambiente viene considerato una pattumiera dalla capacità metabolica infinita, cioè i rifiuti poi l'ambiente in qualche modo li digerisce, a noi non ci interessa più.
passa, e questo, diciamo, questo è un grande passo avanti, anche sembra adesso qui dice no, non ci si deve, però invece a quell'epoca fu un grossissimo passo avanti, tant'è che Londra, dopo la costruzione della rete famosa, rete fognaria di Basal Gate, praticamente non ebbe più il colera, che era la malattia, diciamo, del 1800, la grande epidemia del 1800, e che a Londra scomparve nel 1866, per dire, in Italia una grave epidemia di colera ci fu a Napoli anche nel 1911, che ammazzò migliaia di persone, a parte quella degli anni 70, che è già un po' diversa, ma insomma, e quindi Londra riuscì a sfuggire con solo questo sistema, senza conoscere il batterio, perché poi il batterio venne visto da Koch nel 1880, quindi ancora prima, diciamo, gli urbanisti, gli ingegneri che riuscirono a costruire il sistema fognario fecero fare un grandissimo passo avanti alle condizioni sanitarie e a diminuire la mortalità e a quello che è stato poi l'allungamento della vita media, che da quell'epoca grosso modo è giunto dai 40 anni che erano dalla metà 800 fino agli 80 nostri. Poi che succede? Naturalmente la lontana dimentica, non era vero, non andava così, l'ambiente non era una pattumiera, era la capacità infinita. Questa cosa si comincia a capire negli anni 60-70 in Italia, sto parlando soprattutto dell'Italia, e vengono le prime leggi come la Merli, come la 915 dell'82, e da lì si capisce che c'è il problema, che ormai, siccome la società industriale produce molto più rifiuti, perché c'è un paradosso, la società industriale produce molto più rifiuti, ma anche la capacità tecnologica di smaltirli, anche la capacità tecnologica di trattarli, naturalmente se ci si organizza bene, e questo è il punto dove l'Italia mostra dei coni d'ombra. Perché proprio dagli anni 80 quello che poteva essere un sistema industriale, naturalmente siccome i rifiuti vengono prodotti su scala industriale, perché viviamo in una società dove la produzione industriale è di massa e ci vuole ovviamente un sistema industriale che prenda, si faccia carico dei rifiuti, questo sistema industriale non è stato costruito, diciamo, non c'è stato un incontro tra la domanda di smaltimento e offerta di smaltimento, e tra l'altro questo squilibrio del mercato, diciamo, tra una domanda di smaltimento dell'industria italiana e della, perché poi c'era anche l'aspetto, come diceva prima, degli rifiuti speciali, cioè dei rifiuti industriali, e la mancanza di offerta di smaltimento, cioè non c'erano impianti adeguati per smaltire, e lì in questo squilibrio del mercato dove si è inserita poi la criminalità. Come sapete, quando ci sono questi squilibri violenti del mercato, un esempio per tutti, il famosissimo proibizionismo, che non c'entra niente con i rifiuti, proibizionismo delle bevande alcoliche nell'America degli anni 20, anche lì cosa succede? A fronte di una domanda di alcolici non c'era offerta legale. Non c'era, oppure era minima, non si riusciva a avere. Cosa succede? In questi squilibri violenti del mercato si inserisce la criminalità. Al Capone, diciamo, la carriera di Al Capone è una carriera costruita tutta su questo squilibrio del mercato. In Italia adesso non c'entra niente questa storia del proibizionismo americano, però si crea un violento squilibrio, le industrie non sapevano dove mandare i rifiuti, c'era chi diceva faccio il miracolo, ve li faccio sparire, tutti erano contenti apparentemente, e poi sappiamo, adesso ci parlerà come viene fatto il miracolo, perché il miracolo è descritto in questo libro, cioè il miracolo della smaterializzazione dei rifiuti viene fatto dal crimine organizzato. Quindi o si affronta il tema dei rifiuti in modo razionale, che significa industriale, significa con le dovute tecnologie, significa anche con la raccolta differenziata spinta al massimo, perché è una fonte di risorse, di materiali che possono benissimo, come sappiamo benissimo, il PET, la plastica, il vetro, la carta, per esempio c'è la storia della carta, che l'Italia, per dire come la differenziata poi viene fatta, il Comieco dagli anni 2000 ad oggi, cioè l'Italia grazie al Comieco da importatore di carta da macero è diventato un esportatore di carta da macero, perché la differenziata almeno è stata fatta abbastanza bene da questo consorzio. Quindi voglio dire, ci sono delle risorse da sfruttare, però c'è, come diceva prima,
c'è il problema che comunque sia ci saranno sempre dei residui che, come prevede anche la direttiva europea, dopo aver recuperato la materia ci sarà il recupero di energia si fa in qualche modo con la combustione, e ci saranno ancora anche dei residui finali che andranno messi in discarica, quindi non è che scompare tutto per miracolo. E appunto il mio messaggio finale è che i miracoli in questo campo, chiederli, è molto pericoloso. E adesso comunque ci spiega. Sì, io ecco, adesso ci spiega come si fanno i miracoli. Ma prima di dare la parola ad Antonio, darei la parola a David Newman, che ha dei problemi di orario, presidente di ISVA da pochi giorni, ma puoi sederti qui. ISVA peraltro ha celebrato proprio la settimana scorsa il proprio congresso a Firenze, ha fatto un po' il punto della situazione anche a livello mondiale sui rifiuti, quindi a te la parola, David. Grazie Filippo, scusatemi che sono molto sudato e questa umidità mi ha abbassato un po' la pressione, sì. Grazie per questo intervento, grazie a Mario e Giovanni per questi giorni che sono come sempre qui a Ravenna molto stimolanti. Il rapporto sulla globalizzazione dei rifiuti che la nostra associazione ha presentato la settimana fa o 10 giorni fa a Firenze è la prima volta che si tratta il tema dei rifiuti nell'ottica di un'economia, un mondo sempre più interconnessa, sempre più globalizzata. E il rapporto ha evidenziato alcune cose, penso che ci sono, noi l'abbiamo trovato interessante, spero di condividerle con voi. Innanzitutto abbiamo scoperto che più della metà della popolazione del mondo non ha un servizio di raccolta o di gestione di rifiuti, cioè i rifiuti finiscono letteralmente buttati per strada, un po' come diceva Lorenzo Pina di qualche centinaio di anni fa anche nei nostri paesi. E quindi mentre una volta erano rifiuti inerti o organici che tutto sommato davano una volta meno problemi di inquinamento però causavano epidemie eccetera, oggi sono anche rifiuti che non vengono assorbiti dall'ambiente naturale e quindi sono rifiuti elettronici, tanta plastica e altri materiali. E quindi vediamo che circa 1,5 miliardi di tonnellate di rifiuti non viene trattato in nessun modo, né raccolto, né trasportato, né smaltito, né tanto riciclato. Questo primo dato ci ha sconvolto perché non ci rendevamo conto nemmeno noi quanto è grave il problema nei paesi in via di sviluppo. Cosa sta succedendo? Sta succedendo esattamente quello che tutti noi sognavamo qualche decennio fa ed è che i paesi in via di sviluppo stanno sviluppando, non sono più tutti poveri come nei periodi dopo la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo fatto un enorme e grandissimo lavoro di eradicazione della povertà, quindi abbiamo portato ricchezza laddove dovevamo portarla, sognavamo di portarla, quindi paesi sudamericani, asiatici, eccetera. Conosciamo la storia di India, di Cina, che stanno rapidamente crescendo, e quindi la gente in questi paesi sta diventando più ricca. Più ricca significa più consumi significa più rifiuti. Il calcolo che abbiamo fatto, ovviamente con dati, non è che siamo andati a noi a contare uno per uno, ma con dati da molti altri rapporti, è che 300.000 persone ogni giorno vanno dalle campagne ed emigrano nelle nuove città del terzo mondo, del mondo in via di sviluppo. Cioè una città come 300.000 persone, come Bologna, si forma ogni giorno nel mondo di emigrati delle campagne. Un indiano contadino in campagna in India produce circa 80 kg di rifiuti all'anno e sono praticamente tutti rifiuti o inerti o alimentari. Un americano ne produce 750. Su questa scaletta fra 80 e 750, il contadino indiano quando va nella sua città, quando emigra, immediatamente raddoppia la sua produzione di rifiuti. Da 80 a 160, perché non avendo più accesso alla terra per far crescere e cibarsi, compra e diventa un consumatore.
e quindi diventa middle class e da 160 raddoppia a 350 e mira di diventare americano. Anzi, è felice di produrre 750 kg di rifiuti all'anno, perché questo è il suo obiettivo, essere un americano, essere ricco e consumare come un americano. Ma allo stesso tempo le città sono esplose e sono diventate mega città, tantissimi, sono 40, saranno nel 2020 mi sembra 40 mega città con oltre 10 milioni di abitanti. Non sono cresciuti i servizi pubblici allo stesso ritmo. Quindi nelle fognature, nei servizi di acquedotto, né tantomeno servizi di raccolta dei rifiuti. Quindi questa è quella che è evidenziato il rapporto. Cosa fare? Ovviamente bisogna portare subito soldi, tanti soldi, in questi paesi, in queste città, a fare le infrastrutture che noi oggi possiamo ammirare in Emilia-Romagna, ma non soltanto, in gran parte del nostro mondo più sviluppato. E qualcosa si sta muovendo. La Banca Mondiale, non più di settimana scorsa, ha annunciato 100 milioni di dollari di investimento nel paese di Marocco. Il Marocco, che non è uno dei paesi più poveri, ma comunque ha problemi di infrastruttura per quanto riguarda i rifiuti. Quindi questa è la soluzione: portare programmazione, capacity building e soldi per infrastrutture nei paesi in via di sviluppo. Punto. L'altra cosa evidenziata dal nostro rapporto sulla globalizzazione sono quelle che io chiamo le due rette. Le due rette sono le reti della legalità e le reti della illegalità. Ed era affascinante vedere che la rete della illegalità è più forte dove non ci sono infrastrutture, dove non ci sono servizi, dove non ci sono controlli e un forte ruolo di monitoraggio pubblico. La rete della legalità è una rete che esiste da molto tempo, è la rete del commercio di materie seconde, di rifiuti recuperati, in poche parole, dalla vostra raccolta differenziata, la carta, la plastica, l'alluminio, eccetera, eccetera, girano il mondo. C'era un slide fatto vedere da un relatore ieri, mi sembra, che faceva vedere tutte le navi del mondo fotografati da satelliti che stanno girando da una parte all'altra del pianeta, e tanti di queste navi portano le vostre raccolte differenziate, ma anche prodotti, sottoprodotti dall'industria. L'acciaio, per esempio, è da decennio che l'acciaio o i metalli ferrosi girano da una parte e dall'altra del mondo, perché c'è un traffico, c'è un commercio sano, normale, di questo materiale. Poi c'è la rete della illegalità, e questa rete, poi Pergolisi parlerà molto più approfonditamente di me, questa rete è una rete che nasce tutto sommato relativamente da pochi anni, ed è una rete dove i rifiuti vengono, diciamo, rivestiti da materie seconde o da prodotti da recuperare o da prodotti da riciclare e vengono letteralmente scaricati nei paesi in via di sviluppo. Non approfondisco questo perché la lascio a te questa parte qui dei traffici. Ed è importante vedere come tutti i due traffici, con la globalizzazione, con l'interconnessione che abbiamo tra paesi, tutti e due stanno crescendo molto molto velocemente. Quindi anche lì c'è un grosso lavoro da fare sulla criminalità, sui rifiuti, molto lavoro da fare anche con il sistema delle dogane, eccetera. La terza cosa evidenziata, e qui concludo da questo rapporto, ed è sembra molto banale, ma servono impianti. Cioè, senza impianti non si fa niente da nessuna parte del mondo. Se non ci sono impianti, c'è solo e esclusivamente la discarica. Brasile, che è un paese che sta rapidamente sviluppando, ancora oggi butta 93% dei suoi rifiuti in discarica. E molti di questi rifiuti sono in discarica a cielo aperto, senza controlli, senza captazione del biogas, eccetera. Perché non si è sviluppata una rete di impianti, né di riciclaggio, né di compostaggio, né tantomeno di recupero energetico. E quindi il messaggio
che il nostro rapporto al Lunch è questo, che soltanto attraverso siti controllati, siti industriali, si possono evitare le illegalità e si può garantire l'ambiente. Non tutti vogliono un impianto di rifiuti vicino a casa loro, no? C'è il fenomeno NIMBY, ma c'è anche il fenomeno che mi fa morire da ridere, è difficile anche tradurla dall'inglese all'italiano, che si chiama banana. Banana vuol dire build absolutely nothing anywhere near anyone. Ok? Chi non parla inglese magari qualcuno lo aiuta a tradurre, ma quindi non costruire niente assolutamente da nessuna parte. Però senza, cioè, tutti contro l'impianto, tutti contro gli inceneritori, tutti contro il compostaggio, benissimo. E lì è terreno fertile per le mafie, è terreno fertile per la distruzione dell'ambiente, è terreno fertile per i traffici illeciti. E abbiamo visto che laddove non ci sono impianti, in questi paesi, tutto costa di più. La campagna, i napoletani pagano più per i servizi di gestione di rifiuti perché non hanno impianti. Grazie. Grazie David. Ora chiedo a Gianluca Cencia se viene qua al mio fianco per intervenire, direttore di Federambiente. Buonasera a tutti, mi scuso se dopo l'intervento dovrò andare via e anche con l'ultimo relatore, ma purtroppo ho un impegno a Roma e devo ripartire, quindi mi scuso in anticipo. Grazie agli organizzatori per l'invito e anche complimenti per la manifestazione, io sono arrivato e sono visto, ho partecipato ad altri convegni anche oggi e devo dire anche quest'anno in qualche modo viene confermato il successo di questa iniziativa e anche qui la possibilità di potersi confrontare anche con esperienze e culture e professionalità differenti su un tema come quello dei rifiuti, che poi spesso è un tema in cui settorialmente ne discutiamo e se vogliamo in modo anche forse un po' troppo chiuso in alcuni casi, momenti come questi aiutano anche a ragionare in modo più pacato e anche in modo sicuramente più proficuo per tutti. Il tema di oggi, io cercherò di essere un po' più sul tema, anche stimolato dall'introduzione di Filippo Brandolini, mi porta in qualche modo a fare una riflessione un po' più ampia sul quadro generale oggi sui rifiuti. Io direi che inizierei con una frase: la gestione dei rifiuti è un tema di politica industriale, lo dico sempre in ogni convegno perché magari prima o poi accade veramente in tutte le parti d'Italia, diciamo, non è solo un enunciato che raccontiamo. Quello che viviamo noi oggi operatori industriali di questo paese, Federambiente rappresenta oggi di fatto quasi 300 aziende, quasi il 70% dei rifiuti urbani in Italia, quindi una percentuale molto alta che ci consente di avere un quadro abbastanza completo di quella che è oggi la dinamica sui rifiuti in Italia. Il quadro generale sui rifiuti purtroppo ci porta a non essere ottimisti rispetto ai temi su cui stiamo parlando, almeno non ottimisti in tante parti d'Italia e per fortuna forse ottimisti in altre. Distinguerei, diciamo, in tre ambiti la riflessione: sulla regolazione, sul sistema di finanziamento oggi nel ciclo integrato dei rifiuti e sulle criticità che, nonostante la normativa ambientale subisce nel corso poi degli anni e dei mesi continue evoluzioni, continuiamo ancora ad avere. Parliamo della regolazione. Se oggi mi chiedete, o chiedete credo anche a qualcuno di quelli che ha parlato, che è a questo tavolo, chi è il soggetto titolare delle funzioni di regolazione e affidamento, tolta l'Emilia Romagna che lo ha scritto in modo chiaro, farei fatica a rispondervi. Oggi in Italia abbiamo 100 soggetti tra consorzi, ambiti, province e comuni, ognuno dei quali ha quelle funzioni di regolazione o perché gli vengono date o perché nelle more della riattribuzione delle funzioni conseguenti alla cancellazione del lato, quei soggetti possono fare la gara. Io credo che se oggi usciamo da qui con un capitolato per la gestione dei rifiuti di questa piazza, si farà fatica a dire no, voi non avete questo potere. No, io penso che noi, scritto un po' meglio, forse ce l'abbiamo. L'assessore lo mettiamo chiaramente tra i firmatari di questo bando, di questo capitolato. Le gare oggi sui rifiuti in Italia le fanno i comuni, le fanno le province, le fanno gli ambiti, addirittura passiamo da situazioni nelle quali la Toscana
affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti fatto da 3 ATO sovraprovinciali, quindi 3 soggetti per tutta la regione, situazioni nelle quali l'assegnazione e la regolazione è puntiforme comune per comune. E questo, capite bene, è una situazione nella quale in Campania, forse ne parlerà poi diffusamente chi interverrà dopo di me, la gestione è attraverso società provinciali, non di ambito provinciale, modello se vogliamo emiliano, ma di proprietà delle province, a situazioni nelle quali la Sicilia, fino a qualche anno fa, 27 ambiti territoriali gestori SPA, dice, ma dovrebbero essere regolatori, però lì sono stati anche indicati come società per azioni, cioè gestori, sovrapposizione tra regolatore e gestore. Tutto questo chiaramente determina una inefficienza complessiva del sistema ed è quella sulla quale il motivo per cui diciamo sempre la gestione dei rifiuti è un tema di politica industriale, perché evidentemente nella qualificazione del soggetto regolatore è sicuramente uno strumento di indirizzo per la qualificazione del soggetto gestore. Quanto più cresce la responsabilità e il ruolo del soggetto che deve affidare e regolare e controllare, evidentemente accompagna anche le aziende in un'attività di crescita industriale e quindi sicuramente di efficientamento. Cioè, beh, però andrà sicuramente meglio sulle modalità con le quali questo sistema vive, sul finanziamento. Oggi in Italia abbiamo 4 diversi modelli di finanziamento del sistema. Abbiamo la TARSU, abbiamo la TIA, abbiamo la TIA 1, la TIA 2, la TIA Tributo. Arriverà la TARES dal 1 gennaio. Non ridete perché è così veramente, adesso qualcuno in prima fila qui sorride, ma in realtà è così. Abbiamo il tema dell'IVA, lo dico prima che quando esco poi tutti una parte me lo chiede. L'IVA sui rifiuti, noi siamo tra quelli che stiamo chiedendo di risolvere questo problema. Abbiamo diffidato 4 mesi fa il governo a restituire alle aziende 1 miliardo di euro di IVA, perché quell'IVA ci viene chiesta dai cittadini, noi l'abbiamo versata ovviamente allo Stato, non ce l'abbiamo ed evidentemente non possiamo far fronte a quelle richieste. Terzo tema, la normativa di settore. Si deve esprimere il Consiglio di Stato, non ricordo più se a ottobre o novembre, sulla classificazione di una particolare tipologia dei rifiuti in uscita dagli impianti di selezione. Dopo 15 anni dal decreto Ronchi, tutti noi dobbiamo ancora sapere se quella tipologia di rifiuti è un rifiuto urbano o un rifiuto speciale. Speriamo che il Consiglio di Stato, dopo 15 anni, finalmente ci dica se quella particolare tipologia di rifiuti è un rifiuto urbano e quindi deve essere gestito nell'ambito della pianificazione degli urbani, o se è un rifiuto speciale e come tale può essere trattato anche al di fuori dell'ambito. E voi capite che questo incide in modo significativo sulla pianificazione sui rifiuti, sul dimensionamento degli impianti, ma anche sulla soluzione di alcuni problemi. È chiaro che qui parlo in un'isola felice, parlo in una realtà come quella dell'Emilia Romagna in cui una serie di questi problemi sono stati affrontati e direi risolti o comunque pianificati in modo tale che hanno accompagnato il modello. Siamo passati da società comunali, provinciali, di ambito, quelle società sono diventate, era in questo caso qui davanti vicino Filippo Brandolini, ma tante altre aziende in Emilia, cioè realtà industriali che sono partite da realtà comunali, municipali per diventare una realtà che ha messo insieme processi di efficienza in quanto dimensionalmente crescendo ha sicuramente messo in rete quelle esperienze positive. Perché siete riusciti in primo luogo a creare questa realtà? Perché contestualmente, parallelamente, questo processo è stato accompagnato da una crescita dimensionale del soggetto regolatore. Siamo passati da ambiti provinciali, siete arrivati a costruire un'agenzia regionale con l'ultima legge regionale che quindi si è adeguata e qualificata per controllare il controllato, era come le altre aziende municipali. Ed evidentemente questo ha consentito quei risultati che oggi qui riusciamo a vedere, ma sicuramente ha fatto fare un passo in avanti sul tema della legalità. Quanto più il ciclo è spezzettato, quanto più il ciclo vede tanti attori che si occupano di segmenti del ciclo, evidentemente è più difficile il controllo. Quanto più parcellizziamo il ciclo integrato, evidentemente più facciamo fatica a controllare un sistema integrato che viene gestito in una ottica industriale. Non posso quindi che rilevare come, forse nelle esperienze che verranno raccontate successivamente,
quanto più si qualifica il modello nella complessità dei suoi attori, evidentemente tanto più si riesce ad evitare che pezzi della gestione dei rifiuti procedano in modo difforme e sicuramente non coerente con la normativa. Vedo Pergolizzi che annuisce, spero che questa tesi venga confutata nell'intervento successivo. Ed è quello che stiamo tentando di fare in Italia. Stiamo tentando, interloquendo con tutti i diversi soggetti, per dire, io lo vorrei dire anche a questo tavolo, noi come sistema dei rifiuti vorremmo un'authority. Forse è il primo caso al mondo in cui un regolato chiede dateci un regolatore. Perché vorremmo un'authority? Perché vorremmo che questo settore fosse finalmente considerato a tutti gli effetti un settore industriale, perché finalmente fosse valutato sulla base di quelle che sono le valutazioni classiche di un sistema industriale, e vorremmo avere qualche certezza in più sugli elementi che oggi guidano la possibilità di fare investimenti ed avere la certezza sul ritorno sugli investimenti. Una normativa sui servizi pubblici locali che cambia oramai ogni sei mesi. Abbiamo avuto un referendum, abbiamo avuto una norma agosto dello scorso anno che il governo ha riproposto e che ci diceva a tutti cosa fare, a tutti. Poi l'acqua era post referendum, gas e energia elettrica avevano un loro percorso, siamo rimasti noi, l'illuminazione pubblica e i servizi funebri e cimiteriali, perché i trasporti hanno una normativa europea. E quindi noi, servizi funebri e cimiteriali, una norma d'agosto ci diceva dovete fare una serie di cose. Noi tutti lì ad attrezzarci, scadenze, delibere, entro agosto, riattribuzione, quote, bla bla bla. Ricorso di alcune regioni, pronunciamento della Corte Costituzionale il 20 luglio di quest'anno che abroga l'articolo 4 della legge sui servizi pubblici locali. E siamo ripartiti da zero, siamo a settembre e tutti quei percorsi che erano in itinere, molti dei quali peraltro sono in fase di conclusione, sono ritrovati a dover ricalibrare la fonte normativa da cui erano partiti. È chiaro, e ripeto, e chiudo, che se oggi vogliamo far sì che questo settore non debba più continuare a interrogarsi sulla legalità o lo debba fare in modo un pochino più coerente, non possiamo che mettere in atto quelle azioni che qualificano tutti i soggetti affinché l'inefficienza, la disorganizzazione, la disomogeneità territoriale porti a quegli elementi che purtroppo ogni anno Legambiente ci racconta con il suo rapporto e che sicuramente non fanno onore a questo Paese che ha tantissime esperienze di efficienza nel ciclo integrato dei rifiuti, molte delle quali venivano raccontate da David Newman prima e che vorremmo rivendicare anche qui con orgoglio. Grazie. Grazie Gianluca Cencio, vorrei ringraziare per la sua partecipazione a questo incontro l'assessore all'ambiente del Comune di Ravenna Guido Guerrieri, che è seduto in seconda fila. Ora la parola, abbiamo creato un po' di attesa su questo intervento, ad Antonio Pergolizzi, che avrà un compito più arduo di quanto pensasse. Sono citato da tutti. Innanzitutto ringrazio ovviamente tutti quanti coloro i quali mi hanno invitato e mi hanno voluto qui, ma volevo anche porgere un saluto a Pierluigi Vigna, che proprio oggi abbiamo appreso che ci ha lasciati. È stato per noi un grande amico, un grande alleato nella lotta all'ecomafia, è stato anche colui che coniò la definizione di ladri dell'ambiente a definire gli ecomafiosi. Ecco, volevo ricordare Pierluigi Vigna per quello che ha fatto come magistrato e come uomo. Arrivederci. Sì, poi devo dire che sono assolutamente d'accordo con tutto quello che è stato detto qua e già questo è un buon segno. Sono particolarmente felice di essere qui a presentare il libro di Era, anche perché l'ha scritto Lorenzo Pinna, che ha un approccio che a me è sempre piaciuto, è quello di guardare il mondo dalle fogne, dal di sotto, dal mondo degli scarti, no? Quel mondo che nessuno vuole vedere, ecco, ricostruire un po' la storia dell'umanità, la grandezza di chi ha costruito acquedotti e fogne, ha fatto sicuramente fare dei passi da gigante all'umanità rispetto agli eserciti, no? È sicuramente un'impostazione straordinaria che mi ha consentito di approfondire anche l'analisi sui rifiuti del mio libro. Però volevo raccontare un aneddoto. Io qualche settimana fa ho acquistato casa a Roma, la capitale d'Italia, con la mia compagna, e ci siamo accorti che facendo dei lavori che alla fine la fogna di un intero quartiere a Roma non c'è, c'è semplicemente un canale che scarica la fogna direttamente sui binari ferroviari, e quindi
siamo sicuramente, abbiamo aperto una querela sia col comune, col municipio, perché è una cosa, cioè, incredibile che io scrivo un libro come Toxic Italy sull'inquinamento ambientale, ecomafie, eccetera eccetera, parlo di legalità in giro e poi vado a comprare una casa la cui fognatura è direttamente, scarica direttamente sui binari. Quindi insomma è un problema che rimane. La capitale d'Italia, interi quartieri, poi mi sono documentato, interi quartieri, per esempio il quartiere vicino a Ciampino scarica direttamente un affluente del Tevere, creando dei liquami e un tanfo, una buzza che arrivano fino al Tevere e poi sfociano a Ostia, col mare di Ostia, che è quello che è. E bisogna anche ricordare che 18 milioni di italiani non sono serviti da un adeguato impianto di depurazione. La depurazione in larga parte del nostro paese è ancora un problema, quindi al di là della criminalità ambientale propriamente detta, dell'ecomafia, ci sono tutta una serie di problemi strutturali, impiantistici, che non fanno lustro a questo paese, che lo deturpano, lo avvelenano, lo inquinano. Il mare di Calabria, ad esempio, è un mare stupendo, sarebbe un mare stupendo se non ci fosse un sistema di depurazione che è tremendo e che ogni anno cerchiamo di fotografare con le nostre analisi della goletta verde, che ovviamente hanno quale obiettivo, quello di pungolare le amministrazioni, però ogni anno ci becchiamo querele e quest'anno addirittura il governatore della regione Calabria ci ha chiamato ad un incontro pubblico a Tropea, ma è stato linciato dalla popolazione perché ovviamente non è un esperto di comunicazione. Fin quando fa comodità di stampa può imbrogliare sulla qualità delle acque del mare, però insomma la gente che va a mare sa benissimo qual è la qualità del mare calabrese, grazie a politiche di predatorie, politiche di rapine, con inchieste anche dalla magistratura che sono intervenute, soprattutto sugli appalti della depurazione, con soldi che sono finiti in canali sicuramente legali, eccetera, eccetera. Questo è il nostro paese. Il nostro paese cerchiamo di guardarlo anche attraverso un rapporto ecomafia che è stato più volte citato in questa occasione. Sono 450 pagine, dico sempre che ogni anno ci proponiamo con gli altri curatori, con Enrico Fontana, con Stefano Ciafani eccetera, ci proponiamo di ridurne la quantità per renderlo più fruibile, no? Per rendere più facile la lettura, ma abbiamo pensato anche di allungarlo e ogni anno cresce sempre di più, le pagine sono sempre di più. È sicuramente lo scopo del rapporto ecomafia non è quello di essere un cahier de doléances, non è quello di raccontare un elenco di sfighe del nostro paese, è semplicemente un modo per fotografare un fenomeno il più oggettivamente possibile, con analisi quantitative che cercano anche di essere qualitative, cioè si cerca anche di dare di incrociare i dati, di dare un senso a questi numeri che sono i numeri ufficiali di tutte le forze dell'ordine e anche degli altri organi di polizia giudiziaria, come le agenzie delle dogane. Premessa, ci rimproveravano sempre che le ARPA non partecipavano, no? Che non c'erano i dati delle ARPA, l'abbiamo chiesto alle ARPA quest'anno i dati, nessuno ci ha risposto, e chi ci ha risposto ci ha detto che non c'aveva i soldi neanche per risponderci, quindi in maniera ufficiale, quindi anche questo, diciamo, il fatto di aver chiesto i dati alle ARPA ha fatto venire fuori insomma anche una situazione di difficoltà in cui vessano le nostre ARPA. Quindi dicevo, il rapporto ecomafia è un documento oramai ufficiale, oramai istituzionale, lo scriviamo con il contributo di tutte le forze dell'ordine e anche con il lavoro delle procure. Quindi diciamo è un modo per fotografare un fenomeno il più oggettivamente possibile, ma è un modo soprattutto per far risaltare il buono che c'è in questo paese, cioè chi contrasta questo fenomeno, cercando di valorizzare anche le esperienze positive che ci sono. È notizia di oggi che Domenico Cristofaro, che è un imprenditore di Polistena con la sua azienda Ecoplan, questo qua in terra di 'Ndrangheta, si è messo insieme a un paio di amici, ha brevettato dei pannelli che vengono utilizzati in sostituzione del legno, dei pannelli che vengono esportati in tutto il mondo, e oggi ha vinto una sorta di Oscar della bioarchitettura, proprio lui, Domenico Cristofaro, residente a Polistena, con la sua azienda di Polistena, che in terra di 'Ndrangheta ha trovato un modo ecocompatibile per fare azienda, per fare impresa. Quindi insomma il rapporto serve anche a questo, per valorizzare il lavoro di chi si oppone, di chi trova altre modi di risposta a questo forma di aggressione ambientale, e serve anche, soprattutto direi, per imbastire poi un'azione politica che è una, diciamo, fondamentale, politica in senso lato e in senso pieno del termine. Fin dalla prima stesura, era il 1994, io ancora andavo a scuola,
Enrico Fontana si cimentò con questa prima esperienza, già dal 94, scritto insieme ai Carabinieri, si proponeva l'obiettivo principale, che era di chiedere una riforma legislativa seria che inserisse i reati ambientali nel nostro codice penale, partendo dalla consapevolezza, che non è soltanto, diciamo, la nostra consapevolezza, ma la consapevolezza anche di chi ogni giorno si confronta con questo tipo di reati, quindi forse all'ordine, ai magistrati, che dinanzi a strutture organizzate che aggrediscono e devastano l'ambiente a scopi di lucro, non ci fosse un adeguato sistema normativo. La maggior parte dei reati ambientali sono reati di tipo contravvenzionali, ancora oggi, di tipo contravvenzionale, quindi hanno una scarsa capacità deterrente, e contrariamente di come ci prescrive l'Europa con l'ultima direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, non sono sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Siamo riusciti, grazie al rapporto Ecomafia e alla denuncia dei trafficanti illeciti di rifiuti, a far introdurre nel 2001 l'unico delitto ambientale, che è il delitto di traffico organizzato di rifiuti. È stata una grande conquista questa, anche questo, diciamo, per non raccontare solo brutte cose, no? È stata questa qua sicuramente un'ottima conquista, che ha dato uno strumento legislativo in mano alle forze dell'ordine, che hanno consentito in questi anni, dal 2002 ad oggi, a portare avanti più di 200 inchieste, che hanno dimostrato un'associazione a delinquere, quindi traffici organizzati di rifiuti, che hanno riguardato tutte le regioni d'Italia, esclusa la Val d'Aosta, ancora solo la Val d'Aosta rimane l'unica regione che non è coinvolta a questo tipo di traffici, secondo, insomma, le inchieste, ovviamente magari ci sono, non lo sappiamo. Sono più di 200 inchieste che hanno portato in galera migliaia di persone, migliaia e migliaia di persone denunciate, che hanno coinvolto centinaia di imprese e coinvolto 89 procure d'Italia, equamente distribuite tra centro, tra nord e sud. Ricordo sempre che la prima inchiesta di traffico organizzato di rifiuti è stata la Greenland, in provincia di Spoleto. È stata la prima inchiesta, sono passati più di 10 anni, era il 2002, 13 febbraio del 2002, la Greenland in provincia di Spoleto. Anche lì, diciamo, la tecnica utilizzata era quella, continua ad essere la stessa, cioè quella della falsificazione dei documenti che accompagnano i rifiuti, il cosiddetto girobolla, e poi i modi di come si smaltiscono i rifiuti sono i più disparati, possono essere i terreni agricoli, soprattutto la Campania ne ha fatto sicuramente, la Camorra Campana ne ha fatto uno strumento di accumulazione di capitali enorme, che ha devastato l'area, la Campania Felix, non so se ne ha parlato Cantone, non so se ne ha accennato, ha trasformato la riserva alimentare d'Italia nella grande pattumiera d'Italia. Le inchieste ci sono state, ma fino al 2002 non riuscivano, non avendo uno strumento normativo adeguato, a contrastare efficacemente questo fenomeno, che si è, diciamo, incancrenito fino a strutturarsi poi anche con la gestione commissariale, quindi gestione dei rifiuti speciali, che sono circa l'80% di quelli prodotti, e gestione straordinaria col commissariato di governo, che ha portato lì, per esempio in Campania, a un sistema criminale dei rifiuti di cui si è parlato molto della, diciamo, gestione commissariale, quindi dei sacchetti per strada di Napoli, no? Che hanno affascinato i giornalisti e soprattutto, diciamo, le televisioni, che ovviamente faceva scalpore andare in giro per le strade e vedere cumuli di monnezza, però, diciamo, si è parlato molto poco di quello stillicidio che si è fatto con i rifiuti speciali che venivano dalle industrie del centro e del nord Italia, e che un sistema criminale sofisticato che vedeva dentro imprenditori, funzionari, professionisti, sicuramente l'avvocato Cipriano Chianese è sicuramente definito dalla direzione investigativa antimafia il ministro dei rifiuti dei casalesi, devo usare le parole virgolettate perché è sempre importante questi casi. Sicuramente lì se ne è parlato poco del sistema di smaltimento dei rifiuti industriali, ma quello che ha riguardato la Campania non è soltanto un fenomeno che ha riguardato la Monnezza. Sicuramente l'Italia intera è stata investita da questi flussi di rifiuti tossici che inizialmente dal nord arrivavano nelle regioni del sud, in particolare in Campania, ma anche in Basilicata, anche in Calabria, in Sicilia no, perché c'è lo stretto che ha impedito in qualche modo, ma è un fenomeno, come dicevo, che grazie a questo delitto è stato possibile investigare, quindi scoprirne le teste pensanti,
che sono soprattutto imprenditori, sono soprattutto imprenditori, dove le mafie ci sono, ma non ci sono sempre, non sono sempre la criminalità organizzata coinvolta. A volte compaiono, altre volte, più delle volte non compaiono. Se noi leggiamo le indagini, sono sicuramente meno i casi in cui ci sono le mafie e più in casi invece in cui ci sono strutture criminali che si muovono su un palcoscenico nazionale che è diventato e sta diventando sempre di più internazionale. Il film di Gomorra, quindi diciamo le buche riempite di rifiuti tossici e poi diventate il luogo anche della cementificazione, perché si è fatto così in Campania, ma si fa così anche in Lombardia, si fa così anche in Veneto. L'inchiesta lo hanno dimostrato, cioè la creazione di buche profonde anche 10 metri riempite di rifiuti tossici, dopo si fa la denuncia per la bonifica, magari chi ha inquinato ottiene i soldi per la bonifica e poi si ottiene la possibilità di costruire sopra, quindi imponente opere di lottizzazione, quindi l'avvelenamento delle terre come il viatico per attività di lottizzazione. L'inchiesta Star Wars nella Brianza l'ha provato perfettamente, come l'Andrangheta nella Brianza faceva le stesse cose che la Camorra ha fatto in Campania. Dicevo, grazie a questo delitto è stato possibile individuare l'identikit del trafficante di rifiuti, che ripeto è l'identikit di un imprenditore, sicuramente di qualcuno che conosce bene le leggi, e attraverso diciamo, la sistematica violazione dei codici, dei CER, quindi attraverso l'utilizzo del girobolla, ha disseminato il territorio in lungo e largo di discariche abusive. Dicevo che adesso la situazione, diciamo, fotografata non soltanto da noi, perché se noi leggiamo i numeri, nel 2011 le inchieste sono state solo 13, nel 2010 erano 30, quindi nel 2010 erano 30, 13, e se guardi il 2012 le inchieste non ce ne stanno più, cioè sono finite le inchieste, stanno finendo le inchieste. Ora, secondo diciamo, un'analisi e sicuramente diciamo, l'attenzione delle forze dell'ordine, dei magistrati, ha spinto soprattutto i trafficanti verso i circuiti legali, cioè in qualche modo diciamo, l'attività di repressione li ha spinti verso il circuito legale. Oppure, cosa anche probabile, come ci raccontano gli investigatori, soprattutto l'Agenzia delle Dogane, soprattutto i flussi si sono spostati su scala internazionale. Plastica, vetro, carta, metalli, RAE, si sono spostati su scala internazionale. Quindi non sono più diciamo, materiali inutilizzabili che vengono spediti tramite il dumping ambientale nei paesi del terzo mondo, ma sono soprattutto materie prime che vengono esportate all'estero. Con la conseguenza, e questo diciamo l'allarme che è venuta dai consorsi, molti consorsi per esempio che hanno lanciato l'allarme e che hanno i magazzini vuoti, perché le materie prime, cioè i rifiuti derivanti anche dalla raccolta differenziata, finiscono nei container e finiscono in giro per il mondo, soprattutto in Cina. Nel 2011, dati del rapporto Ecomafia, dell'Agenzia delle Dogane, sono state 7.400 le tonnellate di rifiuti sequestrati in partenza dall'Italia, la maggior parte era plastica, era carta ed erano metalli. Quindi diciamo, il cambio di strategia è questo, da un contesto solamente nazionale che mirava a seppellire rifiuti ad un contesto molto più sofisticato che mira a raccoglierli e a spedirli sui circuiti internazionali. Detto questo, non si esclude che ci sono delle situazioni di traffici nazionali che continuano ad esserci e continuano ad esserci nelle maniere solide, cioè ad esempio inchieste di qualche giorno fa, il solito impasto dei materiali per fare il calcestruzzo con rifiuti di ogni tipo, cioè una vecchia ricetta che ritorna tuttora in auge. Una piccola diciamo, parentesi sulla tentativo nostro di quantificare, no? Qual è l'ammontare dei rifiuti trafficati illegalmente. Noi facciamo l'unica cosa possibile, quella di utilizzare i dati ISPRA sul censimento dei rifiuti, sia industriali che quelli urbani. Noi ogni anno facevamo quello che l'ISPRA non faceva, cioè facevamo la semplice sottrazione tra i rifiuti industriali prodotti, lo facevamo solo per i rifiuti industriali, i rifiuti speciali, tra quelli prodotti e quelli gestiti. Ogni anno erano circa 30 milioni di tonnellate i rifiuti, senza considerare 19 milioni di rifiuti pericolosi di cui non ci dicevano che fine facessero, questo continua ancora ad oggi. Però diciamo più o meno ogni anno erano 30-31 milioni di tonnellate, che noi la rappresentavamo come una montagna che aveva base di 3 ettari ed era alta 3.100 metri, quindi quanto l'Etna. In effetti
quel quantitativo di rifiuti era in effetti quello che più o meno i magistrati sequestravano nelle inchieste. Ovviamente non si hanno sempre i dati di tutte le inchieste, però più o meno quello era un dato verosimile. Da 2 anni a questa parte invece abbiamo diciamo, martellato con questi dati, con queste immagini, anche Saviano l'ha utilizzato nel programma con Fazio, l'immagine della montagna, della catena che poi diventa catena montuosa, hanno cambiato i criteri di calcolo. Negli ultimi 2 rapporti ISPA adesso i rifiuti prodotti, l'ultimo censimento riferito al 2009 sarebbero 128 milioni di tonnellate, quelli gestiti 135 milioni di tonnellate. Quindi diciamo c'è stato questo passaggio, per cui cioè adesso ci sarebbero, secondo il Ministero dell'Ambiente, 7 milioni di tonnellate in più che noi gestiamo rispetto a quelli prodotti. Cioè questa ovviamente è un'anomalia che non ha nessun tipo di spiegazione, cioè 7 milioni in più, cioè noi saremmo quel meraviglioso paese dove non esiste legalità, anzi noi gestiremmo di più rifiuti rispetto a quelli che produciamo. Non si può neanche fare riferimento dell'import export, perché sempre secondo l'ISPA più o meno è pari a zero. Noi quindi che abbiamo semplicemente, no, in risposta diciamo a questi dati abbiamo semplicemente preso 10 inchieste e abbiamo visto quanti rifiuti hanno effettivamente sequestrato i carabinieri, soprattutto i carabinieri del NOE, in queste 10 inchieste abbiamo visto che ha sequestrato circa 2 milioni di tonnellate di rifiuti, che messi in circa 82.000 tir, 82.800 e qualcosa, farebbero un auto articolato che da Reggio Calabria arriverebbe fino a Milano. Se sommiamo 2 anni arriverebbe fino a San Moris, quindi diciamo una colonna di tir che varcherebbe le frontiere nazionali per arrivare fino in Svizzera. Questo semplicemente per capire anche la difficoltà di poter in qualche modo confrontarsi e dare una fotografia oggettiva facendo riferimento a dei dati ufficiali. Il rapporto con mafia non è solo rifiuti, i rifiuti sono una parte importante ed è chiaro ed evidente, io ci sto lavorando anche diciamo con il mio dottorato, ed è evidente che c'è una stretta correlazione tra gestione virtuosa e assenza di presenza criminale, e questo è abbastanza evidente. Dove il ciclo è virtuoso, dove tu controlli la gestione dei rifiuti, non solo quelle solite urbane ma anche quelle speciali, dove il ciclo è virtuoso c'è meno la presenza della criminalità organizzata, questo è abbastanza evidente, quindi questo si può dire senza tema di essere smentiti. Il rapporto con mafia, dicevo, non è solo rifiuti, ma è anche cemento, è anche racket animali, è anche agromafia, che è un altro diciamo di quei fenomeni che sempre più vengono all'attenzione dei cittadini, all'attenzione anche dei magistrati, e se ne sentono di ogni tipo, cioè inchieste che parlano di sofisticazioni alimentari, adulterazioni, di abbigeato, esiste ancora l'abbigeato, di etichettature falsificate, eccetera, eccetera, eccetera. Raccontiamo anche di incendi, di furti d'acqua, insomma cerchiamo di fare un po', di raccontare l'intero spettro dell'illegalità ambientale. Molti sono i nemici che noi raccontiamo in questo rapporto, uno di questi sicuramente che riguarda in particolare il cemento è la corruzione, 60 miliardi di euro stimati dalla Corte dei Conti, ma è protagonista diciamo di questo rapporto. Solo nel 2012 sono stati 18 i comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, non solo al sud, non solo al centro, ma anche al nord Italia, Piemonte e Liguria. 18 amministratori, non succedeva dagli anni 90, 18 amministratori venivano sono sciolti dal governo per infiltrazioni mafiose. Gli uffici tecnici comunali di vari comuni, non soltanto al sud ma anche al centro e al nord, sono diventati l'avamposto di penetrazioni criminali di ogni tipo, che mirano a saccheggiare il territorio, lo diceva anche Daverio, insomma i comuni a corto di denaro sono propensi a svendere il proprio territorio con varianti urbanistiche eccetera. Una cementificazione che è figlia anche di queste politiche fatte di corruzione, di malcostume e di presenza sempre più strutturata della criminalità organizzata, non soltanto, ripeto, nelle tradizionali nelle regioni di origine, ma anche sempre di più nel nord Italia, le inchieste Infinito, Crimine in Lombardia o Minotauro, Alba Chiara in Piemonte l'hanno dimostrato in maniera inequivocabile, con amministratori pubblici colti sul fatto essere espressioni di clan organizzati che utilizzavano le amministrazioni pubbliche, quindi la capacità di gestire soldi pubblici e di gestire il territorio
come un'occasione di accaparamento di fondi di profitto da parte di organizzazioni criminali. La faccio breve, chiudo. Come si può sconfiggere? Cioè, mi veniva in mente anche questa cosa. Quali potrebbero essere le ricette? Sicuramente quella della formazione, dell'informazione, sicuramente quelle, le riforme legislative, cioè togliamo tutta una serie di impedimenti. Io ho sentito in questi giorni molti dibattiti, ho imparato tantissimo, è stato importante anche ascoltare il punto di vista dei tecnici, di coloro i quali si confrontano ogni giorno con questo problema. È chiaro, lo sappiamo, che c'è una normativa che spesso è stupida, cioè non, mira, come dire, a far entrare nell'illegalità, nel penale, delle situazioni che non sono situazioni criminali. Quindi è chiaro che bisogna snellire la legislazione sotto alcuni aspetti, ma ad altri aspetti bisogna veramente affrontare in maniera dura chi distrugge l'ambiente a fini privati. Perché in questo tipo di reati, purtroppo parliamo sempre di reati senza vittime, perché non è mai facile, non è mai immediata l'individuazione della vittima. Chi è la vittima dello sbattimento in un terreno agricolo di 100 tonnellate di rifiuti? È chiaro che non c'è questa individuazione, e questo sicuramente ha comportato, insieme ad altri fattori, alla persistere di una legislazione che è ancora carente e che non ha assolutamente nessuna efficacia deterrente. Sicuramente la si può sconfiggere con le buone pratiche, con i percorsi virtuosi, con l'impiantistica giusta. I rifiuti meno si muovono e meglio è, questo l'abbiamo capito. I comuni virtuosi e la gestione dei soli urbani sono il migliore antidoto nei confronti delle proiezioni della criminalità organizzata. Quindi questo è una cosa che va ribadita in ogni contesto. Quindi non si sconfigge l'ecomafia soltanto con lo strumento repressivo, ma con gli strumenti culturali, legislativi e anche con gli strumenti economici. L'ecomafia è in genere, la criminalità ambientale è un fenomeno tipicamente economico, essenzialmente economico, è di un'economia di rapina, un'economia che cerca di violare le leggi e di trasformare un bene collettivo che è l'ambiente e la salute dei cittadini a scopi privati. Noi dobbiamo fare fronte comune, ognuno col proprio ruolo, quindi le associazioni, gli imprenditori, le istituzioni, per fare a fronte di una criminalità organizzata, non solo e non sempre di tipo mafioso, di costruire una rete di legalità organizzata che possa essere un fronte a questo tipo, visto che si è scattato. Quindi una rete di legalità organizzata che possa sicuramente arginare questo fenomeno che è dilagante e che riguarda ogni regione e ogni parte d'Italia. Grazie. Grazie ad Antonio, che è stato molto efficace e all'altezza delle attese che avevamo prodotto su di lui. Purtroppo, come dire, il suo lavoro evidenzia quelle che sono piaghe a livello nazionale. Giustamente lui diceva, ha fatto un'equazione, ciclo virtuoso uguale a meno illegalità, e ha anche detto che la criminalità organizzata si sta infiltrando in ogni regione d'Italia, e questo è un fenomeno che ha molto l'attenzione delle istituzioni, degli inquirenti, della società anche in questa regione. Però, e mi permetto, come dire, di fare una citazione sfruttando una pubblicazione della regione stessa su questo tema della criminalità organizzata, è stata evidenziata una diversità della nostra regione. Consentitemi di fare due citazioni attinte da questo libro. Il Presidente della Corte d'Appello di Bologna, Manlio Esposito, nell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2006 aveva scritto, citazione testuale: è il contesto ambientale, sociale, culturale, storico che non consente per sua natura infiltrazioni profonde nel tessuto generale di una società altamente evoluta e profondamente orientata verso i più qualificati valori. Vi è peraltro anche il presidio vigile delle forze di polizia con la loro incisiva attività di prevenzione e di repressione. Sullo stesso tenore un intervento di qualche anno prima della prefettura di Bologna, che scriveva: la differenza sostanziale con altre realtà discendeva da questi fattori: popolazione, ambienti politico-culturali, dell'imprenditoria e centri amministrativi si erano mostrati refrattari alle infiltrazioni e alle ingerenze dei malavitosi.
mancanza del presupposto fondamentale, in altre realtà regionali, del controllo del territorio di un riconosciuto predominio di questo o quel gruppo, assenza di una stabile infiltrazione negli apparati politico-amministrativi degli enti locali e statali. Questo per sottolineare che nessuno, come dire, può essere esente da infiltrazioni e tentativi di infiltrazioni, ma come diceva nel suo intervento Antonio, il livello, la capacità dell'infiltrazione dipende anche da quello che è il tessuto sociale e economico di un territorio. E se nel rapporto Ecomafi la nostra regione compare in misura molto minore rispetto a tante altre regioni, riteniamo che lo si debba per esempio al fatto che nella gestione dei rifiuti da sempre i nostri municipi, direttamente o attraverso le aziende e ora attraverso delle società anche quotate in borsa come siamo noi, hanno deciso che su questo specifico settore di intervenire in prima persona. Una politica, mi verrebbe da dire, interventista, usando un termine da altri tempi, rispetto a questo che è un problema importante per la tutela dell'ambiente, ma anche per il tema della legalità. Questa riflessione mi induce ad introdurre un altro argomento, ma la faccio breve, siamo in chiusura, perché spesso, come dire, anche in questa regione siamo fin troppo critici verso noi stessi, anzi nel dibattito politico tendiamo a sottovalutare quello che in questa regione si sta facendo su questo settore. E allora da questo punto di vista vorrei farvi vedere un dato che un nostro collaboratore qui presente in sala, Federico, ha elaborato di recente utilizzando una vera e propria classifica della virtuosità o meno nella gestione dei rifiuti da parte dei vari Stati membri. E da questa classifica, gli indicatori sono vari, l'Italia risulta 20ª su 27, da quinto, sesto, settimo paese industrializzato del mondo, un paese con tanta storia di civiltà, forse ci si attenderebbe di più. Il nostro Federico ha provato a fare un'elaborazione, riteniamo sufficientemente precisa, prendendo solo l'Emilia Romagna, quindi l'area gestita dal nostro gruppo, ma anche da altri gruppi. Ebbene, viene fuori un risultato che è quello qui rappresentato, ovvero che l'Emilia Romagna si colloca di fatto al quinto posto, subito dopo Austria, Olanda, Danimarca e Germania, che sono paesi che hanno politiche ambientali notoriamente avanzate e virtuose, e a pari merito con la Svezia. Questo, ancora una volta, non vuole essere un'esibizione muscolare o la giornata dell'orgoglio aziendale, ma vuole soltanto essere, come dire, una rappresentazione di quello che vale il nostro sforzo, che è questo sforzo che ci qualifica in maniera così importante in un contesto europeo difficile. Probabilmente anche altre regioni italiane si possono collocare al nostro livello, ma questo nostro sforzo si combina appunto con quel tema di minore illegalità e di una maggiore difficoltà nell'infiltrazione dell'illegalità nella nostra regione. Questo vuol dire è motivo di soddisfazione, ma ovviamente, come si suol dire in questa occasione, è anche un motivo per continuare ad evolvere la infrastrutturazione del nostro territorio, la gestione del ciclo dei rifiuti nel nostro territorio. Tutti questi elementi di carattere gestionale e conoscitivo sono parte di questo volume che oggi dovevamo presentare, ma in realtà abbiamo presentato in maniera indiretta, è a disposizione di tutti coloro che non l'avessero già preso, lo possono avere uscendo, saranno anche graditi eventuali vostri commenti. È un volume che nel giro di pochi mesi sarà già vecchio, perché come dicevo prima siamo molto attivi e riceviamo molte sollecitazioni, quindi rinnoviamo sempre i nostri progetti, ma ritengo che sia un volume appunto utile per quella riflessione che per un tema così complesso e delicato come quello dei rifiuti è sicuramente necessaria per poi confrontarsi con tanti altri soggetti. Io mi fermo qui, chiederei a Lorenzo Pinna di
dare la benedizione finale a questa nostra giornata e fin da subito vi ringrazio per la vostra partecipazione, ringrazio in particolare i relatori per i loro qualificati e anche appassionati interventi e ringrazio gli organizzatori di Lab e Lab che ci hanno inserito nel calendario di questa loro pregevole iniziativa alla quale auguriamo lunga vita. Prego, Lorenzo Pignano. Sì, allora una breve conclusione e una riflessione. Che l'Italia, da tutte queste cose che abbiamo sentito, l'Italia è un paese che non è ancora riuscito, secondo me, a fare bene i conti con la modernità, cioè con tutto quello che richiede una società industriale avanzata, che quindi una gestione sia legislativa, sia tecnica, sia organizzativa, manageriale, non è ancora riuscita. Io a volte mi sono chiesto, ma come mai il nostro paese non è riuscito? Io, diciamo, vi propongo la mia, da un lato la mia diagnosi e poi la mia proposta terapia, ma insomma non è così poi. La mia diagnosi è che l'Italia si è modernizzata troppo rapidamente, molto rapidamente. Allora, nel 1951 il nostro paese aveva il 45% delle persone che lavoravano in agricoltura, nel 1971, cioè 20 anni dopo, solo il 13-14%. In 20 anni il famoso boom, il miracolo economico che tutti ricordiamo con nostalgia come un tempo assolutamente straordinario, perlomeno ovviamente chi c'era, chi era abbastanza grande da esserci, non voi, e quindi come l'epoca in cui c'era questa grande voglia di crescere, è vero, ma noi siamo andati così veloci, secondo me, che molte cose di quello che stava accadendo non le abbiamo capite, come in un treno una freccia rossa che va a 200-300 orari e non vediamo bene il panorama, quindi non capiamo bene dove siamo passati. Quindi il problema, come veniva fuori, è culturale. Cioè non c'è una cultura industriale, pragmatica, quantitativa, che si confronti con le cose, che non si perda in ideologie, in utopie e quindi vediamo poi quali sono i risultati, cioè dei ritardi che poi portano alla criminalità, dei ritardi che portano alle crisi nel campo dei rifiuti, alle crisi dei rifiuti, perché insomma certe cose come quella, io adesso non so quale paese industrializzato esporta i rifiuti perché non è in grado di trattarli, adesso sempre pure a Roma che ci avviamo verso, adesso ci sono i Monti dell'Ortaccio, ma insomma non è detto che poi qualcosina non la esportiamo pure noi. Poi dice ma l'Italia è un paese con un'altissima densità di popolazione, 200 abitanti per chilometro quadrato e quindi non sappiamo come mettere i rifiuti. Dove le esportiamo? In Olanda. Quanti abitanti hanno per chilometro quadrato gli olandesi? 450. E allora, cioè qualcosa, è un problema quindi culturale. I problemi culturali, quindi io direi, e questo arriva alla brevissima terapia, una terapia, è che grande responsabilità ce l'hanno i media, di cui io faccio parte, ce l'hanno le associazioni ambientaliste, come appunto Legambiente, che propone delle analisi quantitative, precise, concrete, con quali controlla poi quello che avviene. Non propone delle visioni utopistiche, millenaristiche, delle cose che poi complicano la vita. E dall'altra parte anche i media dovrebbero essere molto più attenti, a parte i disastri che vanno, che tipo i sacchetti per le strade o le discariche nascoste da qualche parte che subito fanno il prima, dovrebbero riuscire a fare come stiamo facendo noi, tentiamo di fare a Superquark, di far vedere le eccellenze. Abbiamo fatto vedere Hera, tutto il ciclo dell'acqua di Hera, ma quest'anno per esempio abbiamo fatto vedere anche il COBAT e il COU, che con voi non c'entrò molto, che sono le batterie e l'olio usato, che sono rifiuti pericolosi urbani, che anche qui sono un'eccellenza in Italia, cioè questi rifiuti pochissimi vengono dispersi, vengono recuperati quasi al 90-98%, ed è un altro esempio che nessuno conosce naturalmente, perché nessuno sa che fine fanno le batterie e gli oli usati. Sono invece due esempi da 20-25 anni, anzi dagli anni 80, di un sistema che funziona benissimo e che potrebbe probabilmente dare molte lezioni ad altre situazioni, spunti, in parte l'ha dato tutto il CONAI, in fondo è fatto su quel modello lì della responsabilità estesa al produttore, e quindi ci sono tante cose in Italia che funzionano bene e che dovrebbero essere più, questo lo dico a me però, che dovrebbero essere
più pubblicizzate, su cui si dovrebbe più discutere, su cui si dovrebbe più parlare, questo proprio dalla stampa. Grazie, quindi è un lavoro culturale che dobbiamo fare per riuscire a risolvere questo problema. Grazie.